Allora, ecco qui Marco Presta, è con noi. Sai come siamo fatti noi dei conigli? Siamo un po' nervosi oggi, domenica ci hai cacciato in giro. Senti, ma insomma, il grande argomento è questo, la sparizione di Tabacci. Eh sì, io sospetto dei brogli, perché Tabacci ha imbrogliato. Nel senso che se avesse avuto, non so, l'1%, lo 0,5%, avrebbero tutti parlato di sconfitte, no? Di sconfitta di Tabacci. Invece ha avuto zero voti nel nostro Morning Poll. Capisco che non sia proprio lo scientifico. Che siamo al testaccio, quindi siamo davanti a una sede di SEL. Quindi... Sì, di SEL e del PD, quindi certo non dell'API, ecco. Però comunque il fatto che ci siano zero voti, lui può sempre sostenere che c'è qualcosa che di torbido, c'è un complotto, sono i votanti rossi, che sono come i giornalisti rossi, come i magistrati rossi. Anche se voi insomma della pecora, diciamolo, un giorno da pecora, alla fine l'avete chiamato e lui ha ammortizzato bene. Sì, ha ammortizzato bene, ma noi abbiamo tentato in tutto per fargli avere qualche voto, abbiamo anche un po' imbrogliato. Siete riusciti a fare dare un voto alla Puppato? Sì, esatto. Ecco, è l'unico che ha votato per Tabacci con cui noi abbiamo parlato era Tabacci, che effettivamente non è valido, no? Cioè non si può votare per se stessi, è stato poco elegante. È difficile, insomma. Senti, ma parlando seriamente, anche se seriamente è una grande parola, ma a questo punto, se vince Vendola, facciamo tornare Berlusconi in campo? E la domanda, interrompendoti come fai sempre tu, è fra Berlusconi e Vendola chi vince? Ma tra Berlusconi e Vendola io non ho alcun dubbio che vince Vendola, assolutamente. Ma secondo anche questa Italia, insomma. Ma assolutamente, ma secondo me, io spero che Berlusconi si presenti, perché Berlusconi... Stamattina la Meloni l'ha fatta la dichiarazione dicendo che Berlusconi torna e quindi addio primaria. Sì, ma comunque se Berlusconi si presenta, perde contro Scalfarotto, perde contro... dirò di più, perde contro Tabacci addirittura. Se si presenta Berlusconi, bisogna che il PD abbia coraggio e presenti Tabacci. Sì, manda in campo la squadra di Serie B, perché tanto in campionato... Ma sì, non si può, contro Berlusconi, spesso, ormai i giovani della primavera. I giovani della primavera, perfetto. Dopo questo grande auspicio, salutiamo un giorno da pecora. Ciao.